Un saluto a tutti voi gentili telespettatori di Rai Sport, appassionati di canottaggio dal lago di Pediluco per il primo meeting nazionale, prima uscita ufficiale della stagione. Bentrovati a tutti voi da Marco Lollobrigida. E da Raffaello Leonardo. Oltre al meeting, Marco, anche la regata trio, dove appunto gareggiano tutti, ecco infatti meeting nazionale regata trio, dove gareggiano tutti i rappresentanti dell'Italia, quelli che vestiranno la maglia azzurra. Per chiaramente cercare una chiave di volta, una chiave di lettura per quel che sarà l'Olimpiade poi di Rio, si è cercato proprio questo gioco da parte anche della federazione, il presidente federale Abbagnale inquadrato ora, proprio trio per dare un senso, no, la definizione di quel che sarà l'Olimpiade del 2016, si gareggerà sotto al Corcovado, sotto al Cristo, che servirà ovviamente le gesta anche degli azzurri, speriamo saranno migliori delle ultime due Olimpiadi con due medaglie d'argento a Pechino e a Londra, insomma. L'obiettivo è quello di risollevarci un po', si parte tanto con il doppio femminile senior, eccolo qui, per quanto riguarda le donne. Sì, trio perché il gioco di parole appunto del dottor Lamura, le atlete gareggiano in tre gare al giorno, nella vogata di coppia singolo, doppio e quadruplo, nella vogata di punta 2 senza, 4 senza e 8. Questo per permettere al direttore tecnico e ai suoi collaboratori una migliore valutazione, quindi valutare gli atleti in più specialità e poter vedere come si muovono, come si possono combinare al meglio per poter poi formare gli equipaggi che possono andare per questa stagione in Coppa del Mondo e ai campionati del mondo importantissimi quest'anno per la qualificazione. Diogo Blatt, ricordiamo insomma che diceva giustamente Raffaello Leonardo che questo è l'anno preolimpico, il mondiale sarà fondamentale in settembre, che chiaramente Rai Sport vi darà in esclusiva e chi vi racconteremo. Si parte però adesso, insomma, mancano ancora un po' di mesi per quanto riguarda questo doppio. Andiamo a vedere le barche in acqua. In acqua 1 Stefania Gobbi ed Enrica Marasca, in acqua 2 Veronica Paccagnella e Benedetta Bellio, acqua 3 invece per Elisabetta Sancassani e Valentina Rodini, acqua 4 per Laura Schiavone e Sara Bertolasi, acqua 5 per Elsa Carparelli e Sara Magnaghi, acqua 6 per Eleonora Trivella, Giulia Pollini, acqua 7 per Ludovica Serafini ed Eleonora Denic, acqua 8 per Ludovica Lucidi e Elisa Mapelli, insomma possiamo dire certamente tutta la migliore espressione del nostro canottaggio femminile. Sì, qui abbiamo equipaggi senior, quindi senza limite di peso, ed equipaggi pesi leggeri nella stessa gara. Questo per, come dicevamo, valutare un po' tutti gli equipaggi. Ricordiamo che abbiamo vinto un campionato del mondo in questa specialità, nel doppio pesi leggeri, proprio nel 2013 con Elisabetta Sancassani e Laura Milani, la prima medaglia d'oro in chiave femminile. Purtroppo lo scorso anno non sono riusciti ad andare oltre il sesto posto, una finale che comunque è importante, le qualificherebbe per i campionati del mondo. Adesso vediamo in vantaggio l'equipaggio senior di Bertolasi e Schiavone. Comunque questa gara viene strutturata in questa maniera, quindi gli equipaggi pesi leggeri hanno un handicap e gli equipaggi seniores devono comunque arrivare un tot di secondi avanti. Per quanto riguarda appunto questa specialità, sono 11 secondi per aggiudicarsi la gara, quindi adesso l'equipaggio che vediamo in testa deve infliggere almeno 11 secondi all'equipaggio pesi leggeri per poter aggiudicarsi la medaglia d'oro. Buonissimo il margine di vantaggio intanto per gli equipaggi in gara, osservati in maniera speciale, eccola qui Sara Bertolasi per quanto riguarda chiaramente il secondo, il prodiere, il capovolga invece è Laura Schiavone. La Bertolasi la ricordiamo, è stata anche a Londra nel 2 senza, prima volta per un equipaggio italiano in quella specialità, senza femminile ovviamente. Sara Bertolasi con Claudia Würzel per l'Olimpiade londinese. Sì, per loro un decimo posto, un po' stretto, si qualificarono l'anno precedente, una preparazione discreta, ma non riuscirono però ad andare oltre il decimo posto. Adesso la Bertolasi è tornata all'avvocata di coppia, come avevi detto appunto. Un crollo, questa parte finale. Sì, qui c'è
Elisabetta Sancassani che è un po' orfana di Laura Milani, ancora qualche problema fisico per lei. La Sancassani però regata discretamente, sempre il suo stile si riconosce, ottimo, risale nell'ultima parte di gara, ma il vantaggio è cospicuo. Non credo sufficiente per potersi aggiudicare comunque la gara alla fine sul traguardo. Infatti vediamo che proprio Sancassani e Rodini sono più vicine rispetto a prima, ricordiamo 11 secondi deve essere l'handicap per potersi aggiudicare da parte delle ragazze seniores la medaglia d'oro. Schiamone Bertolasi 7:22:05 quindi per quanto riguarda questa gara, e poi Sancassani, Rodini, Carparelli, Magnaghi primo, secondo e terzo posto. Per quanto riguarda questa gara, praticamente sono partite in testa, hanno finito in testa, nonostante insomma un crollo della parte finale, però il margine era così buono, come dicevi tu, Raffaello, che magari hanno potuto anche in qualche modo poi gestirlo, no? Sì, vediamo come tempo assoluto 7:22-7:27 per Sancassani, però poi la medaglia d'oro, come vediamo, verrà assegnata a Sancassani Rodini in virtù del fatto che dovevano arrivare per vincere le due signore, quindi Schiavone e Bertolasi, almeno 11 secondi avanti. Doppio intanto per quanto riguarda la gara che andiamo a seguire ora. Doppio ragazzi femminile, doppio ragazze femminile. Gli equipaggi in gara che sono ora, interessante anche per andare a vedere insomma quelle che possono essere. Le prospettive, le gare insomma che possiamo andare a seguire insieme, sarà interessante la stagione, non c'è dubbio, anche dal punto di vista insomma tecnico, per capire dove si andrà, la direzione che si prenderà anche nella la Coppa del Mondo, le tappe di Coppa del Mondo che quest'anno seguiremo. Doppio femminile pesi leggeri questo, Marco, come giustamente dicevi, le due equipaggi a combinazione un po' articolata. Di queste gare, che al sabato i due equipaggi che hanno vinto nella gara pesi leggeri accedevano poi in automatico alla gara seniores, e questa è la finale appunto dei sei equipaggi rimanenti dalla gara del sabato. È un po' complicata, ma queste sì, è importante insomma. Prego, scusa. Sì, scusami, perdonami. Ma queste appunto combinazioni servono per farsi un'idea. Cioè, questa è una gara importante per i fini selettivi, quindi un po' complicata per chi la vuole guardare, ma molto importante per gli allenatori ai fini del giudizio finale, per poi comporre gli equipaggi per le gare di Coppa del Mondo. Nicole Sale e Greta Masserano, per quanto riguarda acqua 3, sono loro in testa dietro a seguire gli altri equipaggi, acqua 5 e acqua 6. L'acqua 5 Federica Pala e Laura Biancabelloni, acqua 6 invece per Maddalena Cantamessa e Andrea Olga Iorio Fili, eccole qui in acqua 3, Greta Massarano e Nicole Sala. Hanno avuto già un margine notevole, 1000 metri, vantaggio di 2 secondi addirittura, che qui va incrementandosi adesso. Sì, bella la loro azione, riescono comunque ad avere un discreto crono, un passaggio ai 1000 metri di 3:44 in linea con quello della gara precedente, quella di appunto Sancassani, di Bertolasi e Schiavone, stesso passaggio 3:44, stesso crono. Ricordiamo però che loro sono delle pese leggere, pagano un gap di fisiologico notevole, limite di peso ricordiamo nella categoria femminile è di fissato media barca di 57 kg, 59 per atleta, quindi quel vuol dire che ogni atleta può pesare massimo 59 kg, ma la media tra tutte e due deve essere di 57. Eccola qui, 5 minuti e 34 ore di gara che se ne vanno, sempre in testa, acqua 3, veramente una buona gara da loro, sono in controllo, neanche grande sforzo,
per Sala Masserano 5.39.4 l'intermedio dei 1500 metri. Interessante sì, vedere anche le altre. 6 secondi di vantaggio sulla coppia Pala Pelloni e su Gilli Cesarini sono 8 secondi e 2, quindi c'è una lotta buona per il secondo e terzo posto. Poi i favori Denis e Zacco un po' più staccati a 9 secondi e 7, ma possono rientrare chiaramente per la terza posizione. Cavazzin e Parrinelli molto distanti, quasi 16 secondi, 15 e 6 per la precisione di svantaggio. Sì, qui nella seconda fase Schiavoni e Bertolasi hanno messo il turbo, sono riusciti ad andare un molto molto più veloce nella seconda parte di gara. Il crono rispetto alla gara precedente adesso è molto più alto, 5.29 il passaggio, 5.39 per loro, per Sala e Masserano. Ricordiamo che queste non sono proprio le più forti nella specialità, le più forti erano presenti nella gara precedente. Sì. Comunque bella l'azione di queste due ragazze, bella comunque una discreta in controllo dall'inizio della gara fino a qui che siamo quasi negli ultimi 250 metri. Acqua 2, Denis Zacco, Angelica Favaro lottano per il terzo posto. Ai 7 minuti quasi rotti di gara, si chiuderà intorno insomma ai 7.30 più o meno. Oggi il lago peraltro in ottime condizioni. Sì, ottimo il lago, ottime le condizioni, belle le condizioni soprattutto del lago, quasi assenza completa di vento. Il canottaggio ha bisogno di condizioni di una piscina d'acqua di 2000 metri, talvolta però non si trovano condizioni ideali proprio come oggi. Vediamo anche sull'arrivo, le bandiere sono abbastanza ferme. Quindi anche il riscontro cronometrico è importante. Piediluco è comunque un lago molto pesante, vuol dire che i tempi non si riesce mai ad avere degli ottimi crono. Sala Masserano, poi Pala Pelloni e Gilli Cesarini per quanto riguarda i primi tre posti. Insomma, anche qua direi tutto secondo copione, la seconda gara che vediamo con un equipaggio partire in testa e chiudere poi con una vittoria. 7.35, abbiamo dato tra i 7.30 e 7.40, più o meno era quella la proiezione, così è stato. Per le prime due Pala Pelloni invece 7.41 e 4, 7.44 in rotte per Gilli Cesarini. Ed eccole qui anche le medaglie consegnate a queste imbarcazioni. Bellissima giornata, diciamo poco fa, cioè un bel sole sul lago di Piediluco, lago che viene stato scelto per diverso tempo come punto di riferimento per le gare, anche perché sono quelle qui distanti, no? Se vogliamo dal nord al sud, quello che tutto sommato in centro Italia, no? Può avvicinare sì, tutti gli equipaggi. Umbria, quindi tutti sappiamo, la regione centrale della nostra penisola, è di sicuro un ottimo bacino per la pratica del canottaggio e comunque bellissimo per quanto concerne anche l'aspetto paesaggistico. L'aspetto paesaggistico, qui invece siamo passati maschile, sì, alla gara del doppio maschile. Qui è in acqua l'equipaggio che ci ha regalato negli ultimi anni le soddisfazioni più belle, speriamo, da Londra ai campionati del mondo, passando per i campionati di Chungju ai campionati di Amsterdam lo scorso anno. È rimasto Romano Battisti per quanto riguarda questo grande equipaggio in acqua. Sì, la in acqua 4 andiamo a controllare, sì, le fiamme gialle. È proprio Romano e poi c'è Francesco Fossi in avanti. Esattamente, Romano era il capovoga della barca medaglia d'argento alle Olimpiadi di Londra, ci ha fatto sognare negli ultimi 250 con Alessio Sartori, lo salutiamo. Grandissimo prodiere Alessio, che ha chiuso la sua carriera proprio con una bellissima medaglia d'oro, una carriera ricchissima dall'oro di Sydney al bronzo di Atene, per passare poi a una bellissima argento con Romano. L'argento dei dissidenti, l'abbiamo definito l'argento di coloro che non erano considerati, non erano proprio quotati. Unica medaglia della spedizione azzurra. Poi Romano si è messo in barca nel 2013 proprio Francesco Fossi, un talento, andandosi a prendere, dal punto di vista fisico, veramente un Terminator, una macchina, esatto, andandosi a prendere una medaglia di bronzo ai mondiali coreani. Poi lo scorso anno tantissimi problemi fisiologici, tantissimi problemi di salute, cambiano formazione, Francesco salta a capovoga, Romano si mette umilmente a prua e il risultato non cambia, anzi migliora, medaglia d'argento ad Amsterdam. Questa è una barca che potrà fare grandi cose, è una barca costante, una barca di professionisti dove c'è tutto, c'è tecnica, forza fisica, qui puoi fare veramente un lavoro in prospettiva
straordinario, calcolando che nelle barche corte, l'abbiamo detto sempre, la Nuova Zelanda comunque rimane una banda di marziani, però so che ci si può comunque avvicinare in maniera considerevole. La finale olimpica fu bellissima, per certi aspetti ci ha fatto anche un po' saporare un oro, che poi insomma, per carità, quando hai davanti quei fenomeni, i fenomeni di quel calibro, va bene così, no? Sì, Sullivan e Cohen vinsero un oro incredibile, due atleti non dotati fisicamente in maniera particolare. Sì. Per Sullivan è alto 1,78 m. Esatto, quindi potremmo dire due nani nel canottaggio, due normodotati nel mondo. Come me, è la mia altezza, no? Nel senso, per dire, la mia altezza 1,78 m, è come se bogassi mezzo. Due fenomeni, interpretavano tecnicamente e soprattutto una aggressività in acqua impressionante. Però c'è da dire che Romano, anche lui, alla prima uscita olimpica, a prendersi una medaglia d'argento, è stato veramente un risultato incredibile. Bello. Poi non è mai più sceso dal podio. Scorso anno e due anni fa in Corea e ad Amsterdam, sempre medaglia, terzo e secondo. Adesso un test molto importante, perché l'equipaggio alla loro sinistra è proprio l'equipaggio pesi leggeri di Micheletti e Ruta, equipaggio che ininterrottamente da tre anni va in finale o sale sul podio in competizioni di Coppa del Mondo o mondiali. Quindi riuscire a dare 3-4 secondi a questo equipaggio significa oggi, in questo momento, capire che hai fatto un'ottima preparazione, che stai andando bene. Questa è la prima uscita della stagione, questo è il primo test per quanto riguarda i nostri atleti. Per me non sono male nessuno dei due equipaggi. 2 secondi e 3 di vantaggio per Battisti Fossi rispetto a Micheletti Ruta. Poi Vanier Paonese, attenzione, che non abbiamo parlato anche di Venier, insomma, medaglia d'argento anche lui a Pechino nel quadruplo con Paonessa, 3 secondi e 9. Poi Agamennoni, altro medagliato, non so, cioè, si è parlato chiaramente dei primi due, ma ricordiamo che qui abbiamo delle formazioni straordinarie. Agamennoni, Luca Agamennoni, altro medagliato per due volte alle Olimpiadi, insomma, abbiamo veramente Elia Luini e Marcello Miani che sono tornati insieme oggi, ti ricordiamo, mondiali vinti insieme, grande Iceman, Marcello Elia Luini e Marcello Miani. Quindi siamo contenti anche di rivederli in questa formazione. Si erano staccati, adesso si sono riuniti, possono fare grandissime cose anche loro. È chiaro che parliamo di pesi leggeri, quindi ricordiamolo ancora una volta, sono gare tra virgolette promiscue dal punto di vista del peso, che devono regolare alcune questioni. Lo spieghiamo in maniera così un po' più semplice, anche per chi non fosse, per chi ama il canottaggio magari non conosce, no, poi strettamente quelli che sono i termini, quindi anche per farci capire da tutti. Sì, qui abbiamo un po' tutto il canottaggio quanto riguarda la coppia, sia pesi leggeri che seniores. Bella l'azione, quella dei battistrada, bella l'azione dei due leader in questo momento dei pesi leggeri, Micheletti Ruta. Luini e Miani stanno cercando di riportarsi sotto, di cercare di strappare la leadership proprio a Micheletti e Ruta. Sarà molto difficile per loro, ma ci stanno provando, si stanno allenando duramente, stanno cercando di eccolo qua l'arrivo, le ultime battute per quanto riguarda chiaramente Fossi e Battisti, che vanno a controllare, si prendono la vittoria per punto a punto per il secondo posto. Guardate, 2 centesimi dividono Veniere e Paonessa da Micheletti e Ruta, appunto. Buon risultato questo per Micheletti e Ruta, soprattutto rispetto a Veniere e Paonessa. E poi Rambaldi e Perino, Garibaldi e Mancini arrivano dopo Luini e Miani. Comunque, dicevamo, questa è la prima uscita, si è visto già un esempio di quel che è la classe di Fossi e Battisti, ne siamo ovviamente contenti. Eccoli qui, Elia Luini e Marcello Miani, sesto posto, 6,51 e 4, e poi Morgante e Cattaneo per quanto riguarda la parte finale, 7 secondi e 1. Romano Battisti, eccolo qui, e Francesco Fossi, fiamme gialle, quindi vanno a vincere loro questa gara. Ed è, rivediamo, un buon viatico, comunque sempre meglio cominciare bene, no? Sì, ottima partenza per loro, buona soprattutto per quanto riguarda l'azione. Mi è sembrato un equipaggio discretamente in forma. Ovviamente da lì a vederli, bisogna vederli qui in chiave di Coppa del Mondo, quindi le prime valutazioni anche la settimana prossima. Questa, diciamo, che è una prima valutazione per loro, per i loro allenatori, e anche magari per noi, per i telespettatori, per chi segue, per rendersi conto, primo impatto, no? con l'acqua, con la prima uscita stagionale. Poi ricordiamo che la prossima settimana ci sarà il Memorial Paolo D'Aloia, quindi internazionale. Ci saranno alcuni equipaggi e quindi si potrà vedere realmente adesso più o meno la loro preparazione. 4 senza, questa è la barca più bella, quella che per gli inglesi è certamente la barca più bella, che Raffaele Leonardo ha frequentato per poco, 6 mesi circa, no? Molto poco. La barca di Raffaele Leonardo. E quindi
Sono tante le imbarcazioni in acqua, non c'è dubbio. Qui da seguire bene quella con Goretti, Caglianello, Zaire, Livio, La Padula, premio di pesi leggeri in questo caso. E abbiamo poi Vincenzo Abagnale e Giovanni Abagnale, sono diversi, perché ricordiamo Vincenzo Abagnale con due B e c'è Abagnale con una B, poi Castaldo, Matteo Castaldo e Marco Di Costanzo, anche abbastanza interessante, così come quella con Guido Gravina, Giorgio Tucinardi, Stefano Oppo e Paolo Di Girolamo. A seguire tutti gli altri, ti chiedo dal punto di vista, speriamo, un po' romantico anche per quanto ti riguarda, c'è possibilità di ricostruire un quattro senza, che ricordiamo delle intenzioni federali, delle intenzioni degli allenatori, proprio questo, cioè cercare di portare un quattro senza che abbia una dignità all'Olimpiade. Direi che è fondamentale, perché dopo quella medaglia vinta ad Atene, da te, i tuoi tre compari, insomma, si è visto poco o nulla, purtroppo. Sì, il quattro senza è una barca molto molto complicata. Avevamo visto un discreta imbarcazione nel 2013, ci aveva Sì, è fatto vero. sperare per una medaglia, vincitori con miglior tempo in semifinale, poi non sono andati oltre un quarto posto con, ricordiamo, con Bicino, Paonessa, Perino e Lodo. Le combinazioni ci possono essere, i ragazzi, il potenziale umano c'è, Quello intendevo io. bisogna capire, bisogna lavorare. Il 4 senza è veramente una Una barca bella barca. complicata. Io credo, molti parlano del 2 senza, la barca più difficile, ma a mio avviso combinare quattro uomini nella vogata di punta, riuscire a farli andare forte è cosa molto, molto difficile. Lo stesso maestro Galeazzi ha sempre definito quattro professori d'orchestra. Io li definirei veramente quattro suonatori di violino, perché comunque oltre a metterci impeto, forza, Sì, devono una essere classe. realmente leggeri sulla barca, e quindi riuscire a far andare via questa barca non è semplice. Anche perché, so, ricordiamo una cosa poi che è importante. Tanto di Costanzo, Castaldo, Abagnale e Abagnale per il primo intertempo, poi La Padula, Zaria e De Maria dell'Aquila per gli altri posti. Anche perché, so, ricordiamo che ad esempio gli inglesi, sono certamente la nazione guida per il canottaggio. Lavorano, non dico esclusivamente, ma quasi esclusivamente a quattro senza, te lo dimostrano le 5 Olimpiadi consecutive vinte. Sì, loro prediligono questa imbarcazione perché comunque la reputano la regina del canottaggio. Hanno ormai una tradizione E non sì, è importante spaventoso. iniziata nel 2000 proprio Una con barca di una Sir bellezza assoluta la sua. Steve Redgrave. Lui lasciò proprio l'attività nel 2000, la sua quinta medaglia d'oro consecutiva in 5 edizioni diverse. E poi da lì in poi mai sempre, sempre oro. Vincent ha continuato e poi bellissima il tris di Trix Hoge, il capovolga, meraviglioso capovolga del 4 senza inglese, che ancora oggi è imbattuto. Ha cominciato giocando a rugby, peraltro. Andrew Triggs Hodge, un personaggio particolarissimo. Sì. A rugby e a cricket. Certo, molto legato alla tradizione inglese, rugby, cricket E e canottaggio. canottaggio, rowing, quindi insomma, un Sì, personaggio veramente sono gli sport di tradizione. di tradizione inglese, sport universitari, quelli che si praticano maggiormente in Inghilterra. Intanto ha vinto la barca con La Padula, Zaria, Caglianello e Goretti per quanto riguarda il 4 senza, sì. Gravina, Tucinardi, Oppo, Di Girolamo per il secondo posto, terzo di Costanzo, Castaldo, Abagnale e Abagnale. Sì, qui in virtù di quello che dicevamo prima, cioè il tempo in handicap. Sul traguardo arrivano primi Di Costanzo, Castaldo, Abagnale, Abagnale, ma poi devono pagare i 6 secondi di 6 handicap, secondi di handicap, sì, quindi gli esatto. vengono attaccati i 6 secondi e quindi scalano la posizione, arrivano soltanto terzi. Ed eccole le medaglie, riguardo a questa 4 senza, grande speranza per quanto riguarda l'Italia di poter cercare di ricostruirla, già sarebbe bello arrivare a una finale olimpica, non diciamo vincere qualcosa, ma insomma già mettere alla prua lì per dare un significato, un senso di, in qualche modo, di rinascita, se vogliamo. Due sfide per la conquista della finale. Le blind sono finite. Ha inizio la sfida. Sono passati più di 300 giorni e nessuno li ha visti né sentiti. Mura di scudi! Un emozionante viaggio tra i tesori dell'arte italiana.
non sono molto brava con gli uomini. Può darsi che tu non abbia ancora trovato l'uomo giusto. Le mura domestiche nascondono i mostri peggiori. La musica, andiamo a suonare un po', agli strumenti, forza! Questo è il tesoro dell'arcobaleno più bello che esiste. Non c'è grande processo di mafia che non abbia avuto i suoi finti pazzi. Materiali e tecnologie ci permettono di ottenere risultati straordinari. Buongiorno, queste le notizie di Rai News 24. Secondo capitolo del mondiale. Oh, contatto! In una vincente gara. Passa Vettel. Vettel trionfa in Malesia. E i ferraristi tornano ad esultare. Vince il cavallino rampante a Sebag. Ora tutti in Cina per seguire in diretta il terzo Gran Premio. In alta definizione e in streaming su Rai.tv. Venerdì su Rai Sport 1 le prove libere. Sabato su Rai 2 le qualifiche. E domenica, sempre in diretta, il Gran Premio della Cina. Dalle 7.55 su Rai 1 e Rai HD. Quanto riguarda le donne adesso. Sì, qui due senza, due senza femminile, questa anche barca olimpica. Non c'è grossissima tradizione dell'avvocata di punta in Italia, ma non c'è una grande, no, hai ragione, una grandissima. Grandissima tradizione, vedremo di farla magari, riuscirci in questa specialità. Al di là della Gran Bretagna, grandi cose ha fatto la Nuova Zelanda, sta facendo la Nuova Zelanda ormai da tempo. Come dicevano, le barche corte comunque rimangono nel singolo, nel secondo, nel singolo, nel doppio, nel due senza, maschile e femminile, queste 5 barche, di fatto 6 in assoluto. Dominano alla grande, loro lavorano proprio per le barche corte, hanno cercato di lavorare su un 4 senza, hanno lavorato su qualche peso leggero, non sulle barche lunghe come ad esempio può essere un 8, però insomma la Nuova Zelanda ha fatto vedere veramente grandissime cose, a partire, ripetiamo, dal singolo maschile e femminile, per poi andare al doppio maschile e femminile, a due senza maschile e femminile. Hanno dominato di fatto i giochi olimpici con queste loro barche, questa loro capacità di fare veramente grandi, grandi gare, hanno stupito tutti. In un tempo, insomma, tutto sommato, non straordinariamente lungo, un tempo molto breve, sono riusciti in Nuova Zelanda a darsi una tradizione del canottaggio. In Nuova Zelanda, che comunque è una nazione... Oddio, finisco su una feroce, quando poi parli con loro e ti dicono come si allenano, il fatto che si alzano alle 5 del mattino, vanno ad allenarsi, questo anche in Australia, vanno ad allenarsi tipo 2-3 ore, poi vanno a scuola. Dopo pranzo si allenano altre 5 ore, tornano a casa, fanno i compiti, vanno a dormire e si rialzano alle 5. Per forza di cose per rimanere i risultati. Cioè, lo sport è lo sport di prestazione. La Nuova Zelanda è sempre stata storicamente una nazione leader nel canottaggio, ma mai così come negli ultimi anni. Quello intendevo, sì, esatto. Cioè, ha creato una squadra impressionante, ma soprattutto vince tante medaglie con pochi uomini. Perché si porta a casa il singolo, due senza, esatto. Doppio, singolo femminile, due senza femminile. Quindi con 7-8 atleti porta a casa 4-5 medaglie, quindi bottino pieno. Magari ci sono nazioni come gli Stati Uniti che prediligono vincere, sì, ma nell'otto, esatto. Sacrificano 8 uomini, ma quello è diverso. Loro invece vanno tantissimo sulle barche corte, stanno adesso anche riuscendo ad andare forte in altre specialità come 4 senza, o magari, io sono sicuro che ci ritroveremo anche un 8 a Rio della Nuova Zelanda, che farà bene. Quindi ovviamente lasciamo perdere il singolista Drysdale, il due senza di Bond e Murray, ma ci sono di sicuro tantissimi atleti che dietro di loro stanno crescendo tantissimo, quindi sono sicuro che vedremo. Bond e Murray hanno un motoscafo, non hanno una barca. Veramente impressionante. Un altro pianeta. Sono veramente un altro pianeta, nulla da dire. Quanto riguarda invece il due senza femminile, ora quadri bene questa azione, magari cercando il recupero rispetto a quella che è l'acqua 2, che
cominciato in testa e sta finendo in testa. 5.46 di gara ora, però molto bene in acqua 3. L'attacco, vediamo se riuscirà ad avere ai 1500 metri magari quella proporzione che sperano le due atlete in acqua 3. Acqua 2 però tiene, rispondere a un attacco è sempre molto difficile, una cosa che abbiamo spiegato anche spesso e volentieri. Quando generalmente una barca poi attacca, guadagna quei secondi che la barca che subisce l'attacco difficilmente riesce a respingere. Quando ci si riesce è veramente una grande azione, quando, cioè, quando si è attaccati generalmente è difficile resistere insomma al sorpasso, mettiamola così. Sì, qui è bella l'azione dell'atleta in testa, azione lunga, buona la presa con le gambe, buona anche l'azione sul finale. Bene, qui stanno andando alla grande, eh. Un attacco poco convinto da parte di imbarcazioni in acqua 3, però comunque buona questa azione, 6 minuti e 40, siamo ormai nelle battute finali per questa su due senza femminile. Oggi certo, rispetto a quante volte abbiamo raccontato i meeting del Daloio ormai da diversi anni, al 2008 a oggi praticamente quasi ogni edizione, ebbene c'è sempre stato, non dico un problema con il lago perché è sbagliato dirlo, però è indubbio che questo sia anche un periodo in cui è il tempo, il livello di condizioni meteorologiche comunque non stabile e si riverbera anche sul lago per la situazione. Oggi gara perfetta, sembra quasi insomma, estate, questo specchio d'acqua totalmente fermo, senza vento che possa infastidire o andare a cercare, o meglio, inficiare comunque la gara, chiaramente condizionarla. All'arrivo 7.30 ora per quanto riguarda queste imbarcazioni che arrivano adesso. Vantaggio che sono riusciti a tenersi stretto in acqua 2, la vittoria alla fine è loro per quanto riguarda la prua che arriva ora ai 2000 metri. Acqua 2, acqua 3 e acqua 1 appunto con 7.57.1. Sì, vittoria appunto di Patelli e, Patelli e Palma. Poi Bruggini Calabrese, Veronica Calabrese per quanto riguarda il secondo posto, terzo posto per Beatrice Arcangiolini, Silvia Terrazzi. Eccole qui, 7.49.5, 7.53, non devo le margini di vantaggio su Bruggini Calabrese per quanto riguarda Patelli e Palma, una buona gara. Poi Bardieri Weiglein al quarto posto, per l'ultimo posto appunto, ed eccole qui. Anche le medaglie, abbiamo detto una gara sin da subito regolata, queste quattro imbarcazioni da parte di Alessandra Patelli e Gaia Palma. Sì, una discreta gara, loro sono due atlete molto potenti, si sono staccate subito dalla prima parte della gara. Singolo femminile. Per quanto riguarda la gara in acqua 1, Ludovica Serafini, acqua 2 per Stefania Gobbi, acqua 3 per Benedetta Bellio, acqua 4 Sara Bertolasi, acqua 5 per Sara Magnaghi segnalata in buona forma, acqua 6 per Laura Schiavone, acqua 7 per Elisa Carparelli, acqua 8 infine a chiudere per Eleonora Denic. Frequentatissima questa gara, occhio chiaramente al centro a Sara Bertolasi, vedremo dove sarà la ragazza dell'Ario, a che punto è la sua preparazione, e Sara Magnaghi come dicevamo, anche Stefania Gobbi e poi al solito la Schiavone, la Bellio, insomma abbiamo veramente il gota per quanto riguarda il canottaggio femminile italiano in questa gara, da seguire con molta attenzione. Sì, ricordiamo appunto subito, ricordiamo che subito scappa avanti la Magnaghi, come hai detto, ma lei comunque non è una novità, ragazza dalle leve lunghissime, giovanissima, una atleta a mio avviso tra le più talentuose che ci sono oggi nel nostro canottaggio femminile, vice campionessa del mondo proprio in questa specialità negli Under 23 lo scorso anno a Mondiali di Varese. Lei è comunque un atleta a mio avviso che può fare e può dir tanto in chiave olimpica, può crescere, sta crescendo, sta migliorando, non ha avversari credo oggi in Italia e lo dimostra il fatto che il distacco adesso a metà gara è incredibile, gareggia praticamente da sola. La gita al lago? No, la gita al lago no, perché comunque l'impegno è sempre massimale, però di sicuro lei ha e viaggia un gradino sopra le altre, riesce comunque a esprimere un canottaggio e una potenza a mio avviso con una classe, uno stile superiore. Ed eccola qua,
può permettersi anche di calibrare, no? So quella che è la sua vogata, anche di tutto sommato non sforzarsi più di troppo, riuscire a controllarla la gara in acqua 5. Sì, circa 5 secondi il suo vantaggio sulla diretta in seguitrice, azione pulita, azione sempre abbastanza fluida. Vedi la barca come resta sempre sulla poppa, non beccheggia, l'andamento della barca è costante, quindi ricordiamo il canottaggio si divide in due fasi, la fase attiva, cioè quella della passata in acqua, e la fase passiva, cioè quella della ripresa. Due fasi completamente contrapposte e due fasi che creano un sussulto sulle imbarcazioni. Due fasi abbastanza complicate, lei riesce comunque a mantenere l'andatura della barca sempre costante. Eccole lì per il podio anche in lotta in acqua 4, Laura Schiavone, acqua 2, acqua 6 poi, ovvero Stefania Gobbi, come dicevamo, e Sara Bertolasi in acqua 4, perdono, acqua 6 per quanto riguarda invece Laura Schiavone, chiaramente. Se n'è andata in acqua 5 Sara Magnaghi in avanti, un margine notevole. Vanno a indugiare ora le nostre telecamere sull'azione di Sara Magnaghi, che può controllare, certo, da lì hai praticamente la visuale di tutte e quattro le tue avversarie davanti, vedi dove sono, puoi permetterti di controllare la gara, di capire anche di dosare quelle che sono eventualmente le energie, sì, aumentare o se mantenere costante il ritmo a seconda anche delle mosse che fanno. Ma certo, il vantaggio è molto 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 cospicuo, vantaggio importante, guardate qui che bella porzione di lago, tante tante imbarcazioni di vantaggio per Sara Magnaghi, sempre più in testa. Sarà interessante vedere anche il riscontro cronometrico per vedere quant'è, andare a vedere quanto sarà alla fine, al termine della gara, il vantaggio sulla seconda. Ricordiamo in lotta dietro per il secondo e terzo posto Stefania Gobbi e Sara Bertolasi, Laura Schiavone, anche Benedetta Beglio prova a rifarsi sotto, ma certo queste tre sono quelle che più di ogni altra possono dire qualcosa per quanto concerne un podio, un piazzamento tra le prime tre, o meglio tra la seconda e la terza, perché il primo posto, come diceva, per Sara Magnaghi non sembra in discussione. Sì, quindi si va a giudicare questa gara, ma d'altronde l'avevamo già detto prima della partenza, lei che comunque ha una classe indiscussa, lo dimostra anche oggi, di sicuro è l'atleta di spicco, l'atleta di vertice nel canottaggio femminile senior A. Sarà bello vedere in chiave Coppa del Mondo, prime gare internazionali come appunto il Memorial Paolo Daloia che ci sarà la prossima settimana, questo fine settimana che andremo a commentare. Il confronto appunto con atlete un po' più veloci, sarà bello vedere, perché lei sta salendo, sta crescendo e credo potrà dire qualcosa per la qualificazione per Rio. Ed eccole qui, finale quindi per quanto riguarda il risultato, Sara Magnaghi 8 secondi 8, guardate che distacco rispetto a Stefania Gobbi, 8 e 21 e 8 e 23, ha lottato sino al termine per il secondo e terzo posto, poi Schiavone, Bellio, Carparelli, Serafini e Denic, ma tra la Magnaghi e, ripetiamo, è la seconda, veramente un abisso, un distacco enorme. Canottieri Moltrazio, eccola, la Magnaghi, poi sarà Bertolasi a destra per essere chiari, poi appunto Stefania Gobbi a sinistra invece. Singolo femminile, Pala, Trivella, Pollini, San Cassani, Rodini, Zacco, Cesarini e Angelica Favaro in rigoroso ordine da acqua 1 a acqua 8, così le abbiamo lette stabilite. Qui direi insomma che Zacco, Pollini, San Cassani e Cesarini possono essere i nomi, non so più, eh? Sì, sono le quattro che ricoprono le corsie centrali, ricordiamo nel canottaggio come in un po' in tutte le discipline le corsie centrali vanno riempite con gli atleti che fanno il miglior, che registrano il miglior crono dalle eliminatorie e semifinali. Qui abbiamo l'immensa Elisabetta San Cassani, la campionessa del mondo nel proprio doppio pesi leggeri.
caratteristica sua quella di partire abbastanza lenta per poi macinare sul passo. Il canottaggio è uno sport abbastanza lungo, 2000 metri sono tanti, partire forte a volte non è un vantaggio, guardare gli avversari è un vantaggio, riuscire a mettersi subito con la prua davanti alle altre e quindi controllarle dal davanti può essere un vantaggio, ma talvolta per guadagnare una barca di vantaggio si sprecano energie che poi si pagano lungo il percorso. Quindi l'atleta sapiente, l'atleta che riesce a sentire l'avversario anche stando dietro un'imbarcazione è l'atleta più forte, perché comunque poi sul passo conosce i propri limiti, le sue velocità. Infatti ecco Elisabetta già sta venendo fuori, ha preso una discreta velocità e adesso si è affiancata alle altre. Elisabetta Sancassani là davanti, poi Cesarini, Zacco, Pollini, Rodini, un bel gruppone per quanto riguarda il secondo e terzo posto. In ogni caso, anche ad esempio chi può sembrare più in ritardo come Angelica Favaro, attenzione perché si tratta di questa volta di stacchi marginali, un'imbarcazione che può comunque considerarsi recuperabile, non come la gara precedente che abbiamo visto già a questo punto della gara notevole vantaggio da parte del battistrada. Sì, qui è una gara più combattuta, una gara più livellata, ma comunque la Sancassani che adesso ha circa un'imbarcazione di vantaggio proprio su l'Acqua 6, su Denise Zacco. Denise Zacco è una ragazza emergente, una giovane under 23, discreta la sua tecnica, ottimo il pendolo di busto, vediamo la sua azione è abbastanza frenetica, molto più compassata, molto più fluida e continua quella di Elisabetta. Adesso controlla le avversarie, è il momento migliore per quanto riguarda la sua gara, il momento che va appunto dai 1000 metri ai 500, qui riesce ad esprimersi al meglio, riesce comunque a distendersi bene, ancora un'azione bella pulita la sua. Ricordiamo che siamo ancora in una prima fase di preparazione, gli atleti della nazionale, quelli che stiamo adesso osservando sono ancora carichi di allenamento, hanno ancora smaltito tutto il carico invernale, il grosso, come diciamo, il lavoro di fondo che viene fatto, quindi lavori molto lunghi, lavori molto duri e noiosi, per poi passare in questa fase a allenamenti più rapidi, più veloci, quindi si cambia un po' la marcia, si cambia il numero dei colpi per avvicinarsi alle gare. Adesso sono ancora un po' rigidi, ancora un po' legnosi, come possiamo dire, e quindi l'azione, anche se per chi non conosce il canottaggio può sembrare fluida, in questo momento stanno passando da quella fase a quella delle gare, che li porterà poi mano a mano ad essere sempre più fluidi e veloci. Aumenta il ritmo, neanche bene direi, Betta Sancassani, facendo un'ottima gara lì davanti, adesso ha mostrato le forze anche di poter aumentare il ritmo alla gara molto molto bene. E poi c'è Denise Zacco e Federica Cesarini, sono Denise Zacco e Federica Cesarini con Giulia Pollini in acqua 3, che è comunque là a lottare con loro in mezzo anche acqua 5, attenzione a Veronica Rodini, molto vicine per quanto riguarda il secondo e terzo posto. Bene invece, diciamo, Elisabetta Sancassani ha aumentato il ritmo. Sì, Elisabetta ormai è fuori, si è portata discreta, cioè con un vantaggio notevole. Adesso c'è luce tra la sua poppa e la prua della Denise Zacco, si sta adesso controllando la gara, sta guardando le avversarie da dietro, è ancora bella la sua azione, le boe rosse, gli ultimi 250 metri, ormai si porta al traguardo e la lotta è in seconda e terza posizione. Per lei Elisabetta Sancassani quindi la vittoria, gara molto buona di Elisabetta, dietro Federica Cesarini e Denise Zacco per secondo e terzo posto, lotta molto serrata nella quale cerca di inserirsi anche Giulia Pollini. Vediamo qual è il risultato sulla linea d'arrivo. Elisabetta Sancassani sola ormai, primo posto per lei, vedremo anche il riscontro cronometrico intorno agli 8 minuti comunque per questo singolo femminile, e poi appunto a seguire per le battute finali anche per il secondo e terzo posto, dove si lotta una delle più belle gare possiamo dire sin qua viste oggi, almeno per la battaglia che c'è stata dietro. Eccolo lì, veramente divise da pochissimo, Federica Cesarini e Denise Zacco,
per il secondo e terzo posto, tutte le altre molto molto vicine, stanche, stanchissime per una gara intensa, soprattutto negli ultimi 250 metri. Eccole qui, un centesimo soltanto tra Cesarini e Zacco, poi Giulia Pollini subito dopo. San Cassani è chiuso in 8, 6 e 7. Sì, sale leggermente il vento, cambiano un po' le condizioni, vento leggermente a favore. Pesi leggeri uomini, singolo, per quanto riguarda c'è Pietro Ruta al centro e Marcello Miani, chiaramente. Gerzi, questi tre con Ruta e Miani, che sono, Ruta ricordiamo anche campione del mondo, peraltro, questa specialità. Medaglia d'argento Miani, campione del mondo. Pardon, medaglia d'argento Miani, campione del mondo. Questa specialità proprio che non è specialità olimpica, però. Non è specialità olimpica, Marcello Miani proprio lo scorso anno campione del mondo ad Amsterdam, in singolo pesi leggeri, bellissima affermazione del Ravennate. Adesso si sta allenando con Elia Luini, sta provando questa barca che già in passato ha dato ottimi risultati, argento e bronzo ai campionati del mondo, ma non sono ancora ben rodati, non hanno preso ancora quello che è il passo migliore, anche perché Pietro Ruta e Andrea Micheletti stanno insieme ormai da 3 anni, si allenano con costanza, quindi conoscono forse meglio la barca, hanno trovato l'assetto giusto. Grande professionista Pietro Ruta, che adesso anche in singolo sta dimostrando di essere comunque l'atleta più in forma nel settore pesi leggeri nella coppia. Marcello Miani adesso in acqua 5 sta cercando di rintuzzare il passo di Ruta, che però invece è molto molto più incisivo e molto più veloce. Eccoli lì, 4 minuti quasi che sono andati via, livello chiaramente di gara, quindi siamo ai 1000 metri e oltre per quanto riguarda questa singolo pesi leggeri maschili. Acqua 4, acqua 5, eccoli là, acqua 5 Francesco Pecoraro, Pietro Ruta, acqua 4 chiaramente con acqua 6 che segue per Marcello Miani, poi Gerzi e gli Aluini. Deve entrare ancora in forma Heisman, questo è evidente. Sì, molto adesso, distante dai primi. Sì, bella l'azione di Marcello Miani, si è portato con una circa in mezza imbarcazione di vantaggio su Pietro Ruta. Adesso è bella la sua azione, sfila via bene. Pietro cerca comunque di mantenere il contatto con Marcello. Bella l'azione di Marcello, molto vicino all'acqua, molto pulita la sua azione, entra e porta via bene la barca, accelera discretamente. Pietro è un po' più legnoso, questa sua caratteristica rima con uno stile abbastanza particolare, braccia piegate, ma comunque molto efficace, molto ben portata la sua azione, molto ben portato il suo colpo in acqua. Eh sì, bello. Infatti adesso sta rispondendo all'attacco di Marcello. Miani, più pulito Miani rispetto a Ruta, dal punto di vista della vogata pura, se vogliamo. Ruta anche capace di sprigionare una notevole potenza. Acqua 6, poi invece Francesco Pecoraro, eccolo là, ancora però non chiamato fuori, non tagliato fuori per un'eventuale vittoria finale. Acqua 3, acqua 4 molto distanti, acqua 3, acqua 8 perdono molto distanti, ovvero Federico Gerzi e degli Aluini. Sì, distanti gli altri, una lotta a due. Adesso Ruta sta rinvenendo, sta cercando di riportarsi sotto. Marcello era sfilato di circa mezza imbarcazione, invece adesso mi sembra più veloce, più incisiva l'azione di Pietro. Infatti vediamo la prua che guadagna colpo dopo colpo, centimetro dopo centimetro, e adesso entreremo nelle boe rosse, gli ultimi 250 metri. Questa sarà bellissima lotta tra questi due atleti. Qua 4, qua 5, quelli lì, punta a punta tra di loro. Quanto riguarda questa imbarcazione molto bene, però in questa parte nulla da dire. Buonissimo il lavoro effettuato. Bello. Questa battaglia finale. Tra queste tre imbarcazioni, vedete chi la spunterà, prova a resistere Aluini, Pietro Ruta all'attacco, anche però attenzione, l'attacco benissimo portato da Francesco Pecoraro, sembrava tagliato fuori. Per quello che può essere una vittoria finale, invece viene risucchiato poi distante Marcello Miani con Pietro Ruta che va all'attacco. Miani si crollato dal punto di vista fisico nella parte finale, sì.
Sì, ci ha provato e crollato alla fine, adesso ha rallentato la sua azione e sta Francesco Pecoraro portando l'attacco addirittura a Pietro Ruta. È incredibile come Marcello sembrava averne di più degli altri, invece è crollato alla fine, ma il singolo non perdona nulla, bisogna ogni colpo. Ed eccolo qua, Pecoraro a vincere, Pecoraro e poi Miani, che ripetiamo, abbiamo detto prima, crollato, ha rischiato anche addirittura il terzo posto, perché si è arrivato sotto Federico Gerzi, riuscito di poco per 6 centesimi a tenerselo stretto Marcello Miani. In ogni caso, ripetiamo, sono anche le prime uscite della stagione, ci sta che valuti anche, si possa valutare magari in maniera errata quella che può essere la resistenza che si ha propria, no? Ruta, Pecoraro, Miani, poi Gerzi, Luini, Magni, Micheletti e Rigon, tutti 8, da 7.09 del prima, 7.22.6 invece per quanto riguarda Rigon a chiudere. Jacopo Mancini, Romano Battisti, Simone Miner, questo è il singolo senior. Attenzione, chiaramente a Fossil al centro, Romano Battisti, interessante vedere cosa farà. Anche Simone Miner in H3, si rifà sotto pure lui. Questa è una gara molto interessante. Francesco Cardaglioli, tutti bravi, Paolo Perino, Federico Garibaldi e Jacopo Mancini e poi Mario Paonezza a chiudere l'otto di questi otto. Scusate il gioco di parole, fenomeni senior. Sì, qui abbiamo i due rappresentati del doppio, i due ragazzi delle Fiamme Gialle, Romano Battisti e Francesco Fossi, due ottimi singolisti, ma Francesco Cardaglioli, lui che ha vestito la maglia azzurra proprio l'anno scorso ai campionati del mondo di Amsterdam, giungendo in semifinale, ottimo il suo risultato, bellissima diciamo la sua azione, giovanissimo ragazzo da Canottieri Padova, è padovano, è riuscito a imporsi come anche ieri sabato in questa specialità. Francesco Fossi sempre lì a rintuzzare gli attacchi di Cardaglioli, oggi la lotta si ripete, si mette in mezzo anche Simone Venier, che speriamo di rivedere al più presto a livelli che gli competono, certo, è un altro grande atleta. Adesso il lago è cambiato, le condizioni sono cambiate leggermente, leggera brezza favorevole per le imbarcazioni, quindi vedremo sicuramente dei crono migliori, vedremo dei rilevamenti cronometrici sicuramente più veloci, lo si vede anche dall'increspatura dell'acqua, prima il lago era piatto, adesso è vero. Decisamente più increspato. Una lotta adesso, Marco, a due tra Cardaglioli e Foss. Di due grandi atleti dal punto di vista fisico. Vediamo anche quello che è stato il passaggio di Fossi dalla vogata di punta a quella di coppia. Si è cercato chiaramente di mettere insieme quelli che possono essere gli elementi con il maggior talento del nostro canottaggio per creare una squadra che avesse delle possibilità notevoli poi all'Olimpiade di Rio. Quello si sta facendo. Bene Cardaglioli, molto bene. Sì, bella la sua azione, molto pulita, molto preciso nella presa in acqua, anche sul finale, bella la trasmissione, gambe, busto e poi la bella frustata sul finale. Francesco più potente, più colpi per lui, una frequenza maggiore, di sicuro un atleta fisiologicamente molto più forte di Cardaglioli, però stilisticamente vediamo braccia leggermente piegate per Francesco Fossi, ma comunque una velocità nell'insieme decisamente positiva, la sua barca cammina molto, cammina bene, sfila via bene. Simone Venier in terza posizione, adesso è una lotta a due, se ne sono andati i primi due, stanno facendo il vuoto perché comunque nessuno dei due ci sta a perdere e quindi si incrementano notevolmente il vantaggio tra loro e i diretti, quindi terzi che in questo momento sono Simone Venier e Romano Battisti. Adesso è Francesco Fossi proprio che sta cercando di venire sopra e sta salendo moltissimo col numero di colpi, vediamo che ha messo anche la prua davanti quando mancano quasi 250 metri. Molto molto bene. Benissimo Francesco Fossi, al solito dal punto di vista fisico è un mostro. Guardate qui che attacco che ha portato a Cardaglioli, che però non molla, va a rispondere all'attacco di Francesco Fossi. Cardaglioli si guarda soprattutto a destra per vedere magari chi potesse andare a infastidirlo oltre a Fossi, che ha preso però quasi un'imbarcazione di vantaggio,
ma siamo a 6 minuti di gara, quindi insomma manca all'incirca un minuto e minuto e qualcosa al termine di questa gara. Vediamo se Cartaglioli riuscirà a rispondere a Francesco Fossi, che altrimenti potrà andare a prendersi la vittoria. Si hanno fatto il vuoto ormai questi due atleti, perché è una lotta in testa per non perdere la medaglia d'oro. Infatti hanno fatto veramente luce tra la poppa, tra le loro poppe e la prua. Adesso Cartaglioli ha risposto incredibilmente all'attacco di Francesco, non ci sta a perdere. Ed eccolo lì Cartaglioli, grande risposta a Francesco Fossi, che bella gara. Attenzione a Cartaglioli nell'ultima parte, pazzesco cosa ha fatto. Praticamente con un colpo di reni e di remi nella parte finale si è preso, qui si va a recupero dei millesimi, però l'impressione è che abbia qualcosa in più Cartaglioli rispetto a Fossi, proprio con la zampata finale, chiamiamola così. Bella, bella arrivo. Sì, bella gara, 6.56 anche un discreto crono. A me è sembrata una prua di vantaggio per Cartaglioli. Ed eccolo qua infatti, Cartaglioli 6.56.9, stesso, rivediamo, qui si recuperano poi i millesimi, stesso crono di Francesco Fossi e poi Simone Venier, anche ottima la sua gara. Bellissima gara di Cartaglioli, facciamo i complimenti, la più bella. Ci ha regalato questi due ragazzi la più bella gara in assoluto della giornata. Sì, bellissima gara. Qui abbiamo il doppio, il due senza, perdono, due senza senior maschile, chiaramente con queste imbarcazioni. Abbiamo anche la camera, guardate, a bordo dell'imbarcazione formata da Matteo Lodo e Giuseppe Vicino. Abbiamo poi in acqua 2 Luca Parlato e Simone Martini, acqua 3 per Matteo Lodo chiaramente e Giuseppe Vicino, acqua 4 per Marco Di Costanzo e Matteo Castaldo, acqua 5 Giovanni Abbagnale e Vincenzo Abbagnale, acqua 6 Cesare Gabbia, Domenico Montrone, acqua 7 Emanuele Liuzzi, Fabio Infimo, acqua 8 a chiudere Andrea Maestrale, Andrea Guanziroli. Sì, bella anche questa gara, qui abbiamo tutti i migliori atleti per la vogata di punta, due senza titolare e Marco Di Costanzo e Matteo Castaldo, i due ragazzi napoletani che si allenano al Savoia proprio con Andrea Coppola, vecchio direttore tecnico proprio del Nazionale, adesso collaboratore del grandissimo dottor Lamura. E questi due ragazzi, ricordiamo, sono arrivati in finale ai campionati del mondo proprio di Chongqing nel 2013, ci avevano fatto sognare per una medaglia perché secondi a Lucerna proprio in Coppa del Mondo. Stanno interpretando un discreto canottaggio, ieri si sono aggiudicati la gara proprio in questa specialità, adesso se la devono vedere con Lodo e ecco, Vicino, eccoli qui, questi due colossi molto più dotati fisiologicamente rispetto a Matteo Castaldo e Marco Di Costanzo, due ragazzi delle Fiamme Gialle, 1,96 m, 1,97 m, scusa, quasi 2 metri per Matteo Lodo, molto giovani ma già ben impostati. Infatti vedi, è un bel punta a punta per queste due barche, secondo me vedremo anche qui una gara fino all'ultimo combattuta. Eh sì, bella gara questa anche del due senza maschile e senior, ovviamente con Matteo Lodo e Giuseppe Vicino che sono lì davanti in lotta con acqua 4, Marco Di Costanzo e Matteo Castaldo, dietro poi ci sono sia Abbagnale e Abbagnale, sia Infimo e Liuzzi per l'eventuale chiaramente podio. Gara molto equilibrata. Sì, una leggera punta di vantaggio per i due atleti delle Fiamme Gialle, alto il numero di colpi, 38,5, 39 i colpi per Giuseppe Vicino, capovoga di questa imbarcazione, capovoga dispari del due senza delle Fiamme Gialle. Bella l'azione proprio dalla camera on board, perché si vede come la barca abbia dei sussulti, ma se si pensa che un'imbarcazione come un due senza pesa soltanto 20-22 kg rispetto ai due atleti che ci vogano sopra, quindi parliamo di atleti di 100 kg,
quello che possono fare su questa barca, come possono influenzarla, è notevole. Invece la barca resta lì, resta ben piantata, resta sempre nonostante le sollecitazioni e soprattutto il peso della barca in sé, che è ridicolo rispetto al peso degli atleti. Quindi loro sono veramente bravi a riuscire a mantenere la barca in asse sempre dritta, e lo si vede adesso. Eccola qua, sì, bella questa onboard camera. Camera chiaramente sull'imbarcazione, i due ragazzi, le fiamme gialle vicino, e Lodo è vicino. Lodo, eccolo qui in primo piano, per essere chiari. Ed eccole qui ancora in battaglia, lotta per quanto riguarda il primo posto con Di Costanzo e Castaldo. Dietro, da qua 5 invece, Giovanni Abagnale e Vincenzo Abagnale. Nome importante per quanto riguarda Vincenzo, ed è anche lui uno dei, speriamo, degli astri, insomma, futuri del nostro canottaggio. Sì, figlio di Giuseppe, figlio d'arte, già campione del mondo in due con, proprio nella speciale del padre, ma quando purtroppo non è stata più inserita specialità olimpica. Comunque un atleta che adesso sta cercando di inserirsi nel canottaggio dei grandi, riuscito lo scorso anno a salire su un 4 senza, che purtroppo non è riuscito a centrare la finale, ma comunque un ottimo atleta, un atleta emergente della scuola appunto di Castellammare. Ultime battute intanto per la vittoria che va a Giuseppe Vicino, Matteo Lodo, dietro con 6.38.5 Di Costanzo e Castaldo, la stanchezza di Matteo Lodo, eccolo qua, e poi arriva anche per il terzo posto la soddisfazione buona per Vincenzo Abagnale e Giovanni Abagnale, del quale stiamo parlando peraltro poco fa, e gli altri un po' più distanti a qua 7, ovvero quarto posto per Emanuele Liuzzi e Fabio Infimo, questo due senza maschile. A chiudere Dini, il coppio Dina Muccini con 6.58.3, addirittura 22 secondi di svantaggio rispetto al primo posto. Ed eccola qui la consegna al solito delle medaglie per i due ragazzi delle fiamme gialle. Fiamme gialle che, come sempre, bisogna dirlo, si segnalano, no? Per l'ottimo lavoro svolto sì, nel canottaggio in assoluto, insomma. Tanto due doppio pesi leggeri maschili qui. Due senza, pesi leggeri, chiaramente maschili, per quanto riguarda la gara che veniamo a presentare ora. Ed eccoli qua, andiamo a vedere chi c'è in gara per questa partenza già avvenuta. Acqua 1, i due Gerosa, Lorenzo e Davide. Acqua 2 per Lorenzo Tedesco e Alberto Di Seissel. Acqua 3, Livio Lapadura e Alina Pietru Zaharia. Acqua 4, Stefano Uppo, Paolo Di Girolamo. Acqua 5, Andrea Caglianello e Martino Goretti. Acqua 6 per Guido Gravina e Giorgio Tuccinardi. Acqua 7, Pietro Sfiligoi. Leone Maria Barbaro. Acqua 8, a chiudere per Michele 40 e Matteo Pinca. E anche qui una bellissima gara, una gara molto combattuta, vediamo 5 equipaggi sulla stessa linea, leggero vantaggio per l'acqua 6, proprio di Gravina e Tuccinardi, vediamo la prua gialla della loro imbarcazione, e subito a seguire acqua 2 con Di Seissel e Tedesco, anche loro una bella azione, ma da tenere d'occhio secondo me nell'acqua centrale proprio Goretti e Caianello, i due atleti delle Fiamme Oro, loro più volte sono riusciti a imporsi in questa specialità. Martino Goretti, uno specialista proprio del due senza, anche Andrea Caianello, che più volte ai campionati del mondo dell'Aquila è riuscito a portarsi a casa moltissime medaglie proprio in chiave iridata. Adesso sono in vantaggio nella seconda parte di gara di circa una barca luce, bella lavorazione, pulita, sempre molto in spinta. Ed eccoli, come dicevi tu, insomma, l'acqua si è increspato anche in questa parte finale di gara, è tenuto molto molto bene per buona parte del mattino, ora
si è andato un po' a risentire di quelle che sono le condizioni meteo, un lieve vento, qualche nella parte centrale soprattutto. Abbiamo poi sempre detto, quando ci troviamo davanti al lago come quello di Piedilupo, a laghi in assoluto naturali, quindi bacini non artificiali, ci possono essere, dal punto di vista proprio della formazione morfologica del lago, dei punti in cui magari si possono creare delle correnti, c'è più vento, delle correnti ventose che chiaramente poi increspano e creano magari un'onda trasversale in alcuni punti dove l'onda può essere a favore, a volte contraria. Insomma, quella è la bellezza. Uno degli esempi maggiori che abbiamo avuto è proprio Eton a Dorney Lake, uno dei laghi più assurdi da questo punto di vista, dove ad esempio negli ultimi 150 metri, 200 metri, quando la gara sembrava ormai finita, magari c'era un ribaltamento totale, perché lì arrivava alla zona dove eri coperto dal vento poiché c'erano le tribune, e magari si riusciva a stravolgere l'arrivo della parte finale proprio perché non c'era più quella condizione atmosferica che aveva creato un condizionamento, proprio il caso di dirlo, dal punto di vista etimologico, a tutta la gara. Sì, hai detto bene, un lago particolare, comunque molto simile a quello di oggi. Bella ancora l'azione di questi due ragazzi, stanno interpretando un bellissimo canottaggio. Beh, sia Martino sia Andrea, Cagliandale e Goretti, chiaramente hanno il loro bel da dire. Sì, ormai incolmabile il vantaggio dei due atleti delle Fiamme Oro, bellissima la loro azione, pulita, lunga, distesi, bene all'attacco, bene sul finale, non hanno veramente avversari. Acqua 4 da dietro, vediamo Stefanoppo e Paolo Di Girolamo per il secondo posto in lotta, anche se hanno già un margine buono, anche loro hanno uno svantaggio notevole rispetto ai primi, però un margine buono rispetto invece a Livola Padula e Petru Zaharia, che provano a rifarsi sotto però in acqua 3. Eccoli qui, molto bene anche la loro combinazione, il loro tipo di attacco da dietro, prova a risalire anche Alberto De Seisselle e Lorenzo Tedesco, mentre per il primo posto non ci sono dubbi ormai. Eccoli qui, chiudono in un buonissimo tempo, 6:35:06, lo sa, tant'è vero che alza le braccia Andrea Caglianello, Martino Coretti, buonissima questa gara, rapida, veloce, indolore per loro, 6:43:08 per Stefanoppo e Paolo Di Girolamo, complimenti, così come complimenti per il terzo posto a Livola Padula e Alino Petru Zaharia per i primi tre posti. Eccolo qui, che è nelle Goretti, ottimo il tempo. Sì, 6:35, a dimostrazione del fatto che il lago sta incrementando il vento a favore, miglior crono rispetto ai senior, 6:36:39 per loro. Foto di gruppo con medaglia. 8 più. Quindi chiaramente 8 junior maschile, gara che abbiamo qua, da acqua 1 ad acqua 6, acqua 1 per Armida, acqua 2 per Moltrasio, acqua 3 per Elpis di Genova, acqua 4 per San Pier d'Arenese Canottieri, Cusbari, acqua 5, acqua 6 invece per Corgeno. Sì, bella gara questa, bella vedere 6 equipaggi nell'ammiraglia juniores, qui ricordiamo la categoria juniores dai 16 ai 18 anni. Camera on board sulla testa del timoniere della canottiera Armida, molto subito schizzata in vantaggio adesso. Primo piano per Federico Marco Spinosa. Sì, scusate, dell'Elpis, sì, camera on board sulla canottieri Elpis. Il timoniere Lorenzo avete sentito proprio gridare, rebuffo, con la telecamerina giustamente sulla testa, come diceva Raffaello Leonardo. Sì, il timoniere è un allenatore a bordo, è quello che può guardare a volte anche i difetti degli atleti, li vede, li osserva, li corregge, oltre ad incitarli. Sì, però soprattutto in gara. Il canottaggio moderno, a parte l'otto, sono arrivato alla barca di tradizione, no? Si è un po' perduto ultimamente. Ricordiamo che c'era una volta anche il 4 con. Quattro cone e due cone, due barche meravigliose. Per quello ti dico che si è perso un po' questo, no, questa tradizione anche del timoniere, Raffaello. Come mai? Considera che sono state eliminate dal programma olimpico già dal 96, quindi ultima edizione proprio quella degli Abbagnale, quando giunsero secondi dietro ai fratelli
inglesi, i fratelli Searle, e poi dal 96 hanno fatto posto queste due specie a due barche pesi leggeri, quindi doppio e due senza piedi. Una figura poco anche destinata a, no? A restare soltanto nel lotto poi alla fine, questa è la realtà. Come poi nei fatti, insomma. Infatti restato è rimasto soltanto unico timoniere a partecipare alle Olimpiadi, quello del lotto. È un peccato, eh? Sì, è un peccato perché comunque nel canottaggio, come tradizione, il timoniere è una figura particolare, una figura molto caratteristica, caratterizza appunto il canottaggio, ma d'altronde cambiano i tempi, cambiano comunque le esigenze del Comitato Olimpico Internazionale, quello di ampliare il canottaggio un po' a tutti i paesi, quindi farlo divenire più planetario. I pesi leggeri di sicuro come caratteristica fisiologica è un atleta che infatti con questo poi il canottaggio internazionale si è aperto anche a paesi come Giappone piuttosto che altri paesi asiatici o del Sud America, che adesso a volte anche prendono medaglie olimpiche nel canottaggio. Bella l'azione, molto bella. Così come è bello vedere anche che ci sono chiaramente gli junior che vanno a cercare di comporre, a parte frequentare questo sport è molto importante, poi insomma comporre anche un'imbarcazione così di lusso ormai, perché per noi diventa un'imbarcazione di lusso, quasi, brutto dirlo. Sì, l'Italia fa fatica a mettere su un otto competitivo, lo scorso anno non siamo riusciti a portare l'otto in finale, ricordiamo che la condizione sine qua non per poter accedere, per poter avere il pass per le Olimpiadi è il quinto posto nella finale ai campionati del mondo di Aghi Belletti, cosa molto molto difficile. Accedono alle Olimpiadi solo 7 equipaggi, 5 dai campionati del mondo, 2 dai ripescaggi del prossimo anno, mese prima delle Olimpiadi, quindi sarà molto difficile, sarà veramente complicato, perché nazioni, colossi del canottaggio come Stati Uniti, Canada, Germania, Gran Bretagna puntano tantissimo su questa imbarcazione. Adesso si sono affacciate anche altre nazioni, una su tutte la Russia piuttosto che l'Ucraina, dove possono attingere a un potenziale umano incredibile, e l'Italia purtroppo non è riuscita a stare al passo. Vedremo cosa, c'è un progetto sull'otto e vedremo cosa riusciremo a fare quest'anno, ma sarà a mio avviso molto molto difficile. Per in acqua 1 l'equipaggio di Carmita che va a vincere in 6-0-1 netti, grande vittoria. Moltrasio a 3 secondi e 9, quasi 4 di svantaggio per il secondo posto. Terzo posto che arriva per Elpis Genova, eccoli qui proprio inquadrati mentre sono io al traguardo a 11-7. L'applauso anche da parte del timoniere con il capo che appena ha detto che fai, poi insomma, è dato invece il 5, il bel gesto tra i due. San Pier d'Arenese, Cusbari e Corgeno poi a seguire per questo junior 8 maschile. Ed ecco le 8 medaglie chiaramente per loro. Un buon comportamento da parte di questi ragazzi. Sì, bella gara per loro, era schizzata via l'Elpis, poi hanno reagito in acqua 1 e si sono portati in testa chiudendo magnificamente la gara. ...253 km di puro agonismo, di continue emozioni, un tracciato diabolico, ricco di insidie, è l'inferno del nord, è la Parigi-Roubaix. La regina delle classiche corre in diretta domenica dalle 13 su Rai Sport 1 e alle 15.05 su Rai 3. Conquistare terreno tra le linee, lancio dopo lancio, fino all'ultimo metro. E con il sacrificio di tutta la squadra, superare il confine e fare meta.
campionato di eccellenza di rugby. Domenica, Viadana Fiamme Oro. Alle 15, in diretta, su Rai Sport 1. Otto femminile? Sì. Otto femminile, questa è una gara mista, ditemi, perché c'è l'otto e il 4 di coppia. Il 4 di coppia. Sì, partono ad handicap, quindi ad handicap. L'otto deve riuscire a tagliare il traguardo prima dei 4 di coppia, sì. E di circa 19 secondi su 19 secondi sulle pesi leggere e di 12 sulle seniores. Esatto. Qui vediamo, è bello vedere questa fase perché nella partenza il quadruplo è più veloce dell'otto, quindi schizza via, vedete una prova di vantaggio per il 4 di coppia in acqua 2. Di Magnaghi, Bertolasi, Schiavone e Carparelli, mentre l'otto poi, una volta che prende il passo, diventa più veloce, riesce a esprimere una velocità maggiore. In questo caso comunque le atlete in acqua 2 sono comunque atlete meglio preparate, credo, rispetto alle atlete dell'otto. Ricordiamo i Carparelli, quindi riescono... chi sono, perché c'è Carparelli, poi c'è Schiavone, Bertolasi e Sara Magnaghi, insomma. E poi Giulia Passini, Giulia Polini, perdono, Stancassani, Trivelle e Rodini per quanto riguarda l'altra imbarcazione rispetto all'otto. Abbiamo parlato insomma di grandissime atlete. Sì, sì, infatti tengono testa all'otto e sono a metà gara ancora in vantaggio, questa la dice lunga, perché comunque un 8 dovrebbe viaggiare molto più veloce di un 4 di coppia, e invece queste ragazze stanno ancora mantenendo. Sara Magnaghi, capovoga, singolista, l'abbiamo vista prima, riesce a esprimere una bellissima azione anche in quadruplo, comunque ben sostenuta dalle compagne di barca. Infatti è ancora in vantaggio le atlete in acqua 2, ancora una prua di vantaggio. Adesso sembra riuscire a portare un'azione leggermente migliore la capovoga dell'otto, Gaia Palma, atleta esperta, atleta che comunque già ha fatto moltissime gare, ma è bella ancora l'azione del quadruplo, anche se non lo vediamo in quadrato, ancora una prua di vantaggio. In acqua 2, mezzo, quindi Elisa Carparelli, Laura Schiavone, Sara Bertolazzi e Sara Magnaghi lottano con il lotto in acqua 1, appunto. Devo ricordare anche chi sono le ragazze lì, con Camilla Mariani, Gaia Palma, Alessandra Patelli, Silvia Terrazzi, Beatrice Ancarangiolini, Sara Barderi, Elena Pagline, Veronica Calabrese e Laria Brogini. Occhio anche a Giulia Polini, San Cassani, Trivelle e Rodini per quanto riguarda invece l'acqua 3 nel quadruplo, però in quel caso, il 4 senza, perdono, in quel caso siamo a 1500 metri con una punta, il vantaggio veramente non notevole per quanto riguarda l'otto rispetto alla prua di Carparelli, Schiavone, Bertolasi e Magnaghi in acqua 2 con il 4 senza punto, più distante ma prova a risalire anche in acqua 3 Giulia Polini, San Cassani, Trivelle e Rodini. Possono risalire anche loro per lottare per la vittoria finale. Non mi sembra un grandissimo ritmo però, Raffaello. No, non è un otto assestato benissimo. È anche una gara strana, l'abbiamo spiegato. Anche una gara strana. Bella secondo me l'azione invece del quadruplo femminile, che comunque hanno interpretato una discreta gara. Anche le pese leggere, quelle in acqua 3, credo che alla fine con gli handicap riusciranno a strappare la medaglia d'oro. Bisognerà vedere quanto sarà il distacco appunto dall'acqua 2 all'acqua 3. È una gara strana, diciamo, complicata da interpretare, perché poi questo servirà per il direttore tecnico a valutare quelli che saranno gli abbinamenti per il Memorial Paolo D'Aloia che ci sarà la prossima settimana e per le prossime gare di Coppa del Mondo. Magari per quanto riguarda chiaramente la vittoria finale, per quanto riguarda questa gara,
sono stati vedere anche curiosi delle cose succedere invece per l'otto maschile, tra l'altro. Eccole qui le altre, quindi l'otto lì, poi Carparelli, Schiavone, Bertolasi, Polini, San Cassani, Trivella per il secondo e terzo posto. Ed eccole anche le medaglie d'oro. Sì, vedi, come ti dicevo, appunto vincono la medaglia d'oro il quadruplo peso leggero, in virtù del, appunto, dicevamo, dell'handicap. Questo è il quadruplo maschile. Quadruplo maschile, quindi hai visto che ci sarà il la camera a bordo della Tegrerimo con Fossi quadrato adesso. Questa è interessante, è una cosa buonissima la partenza. Di Francesco Peguraro, Matteo Mullas, Davide Magnier, Federico Gerzi, questo invece è, come detto, Francesco Fossi con Romano Battisti, Francesco Cardaioli e Luca Gamendoni. Quanto riguarda imbarcazioni quadrata poco fa, attualmente abbiamo al primo posto Venier, Paonissa, Rambaldi e Perino, e poi a lottare con Pecoraro, Mulas, Magni e Gerzi. Bene anche lui, Nimiani, Micheletti e Ruta per quanto riguarda invece la barca chiaramente di pesi leggeri. Siamo a 3 minuti di gara, 1000 metri. Sì, qui in acqua 2 l'equipaggio di Venier, equipaggio più rodato, equipaggio che comunque si allena insieme già da tempo con Perino, Capooga, Rambaldi e Paonessa a seguire Simone Venier Prodiere. Un equipaggio che comunque è meglio assestato, riesce a muoversi meglio su una condizione di lago adesso che inizia ad essere abbastanza complicata, abbastanza fastidiosa. Anche atleti, vediamo adesso inquadrato Francesco Fossi, capovoga di questo equipaggio, che sulla carta potrebbero essere accreditati alla vittoria, fanno fatica perché vediamo hanno difficoltà sul lago più formato, sulla leggera onda che viene a formarsi dal vento a favore, mentre si muovono molto meglio i quattro ragazzi appunto in acqua 2. È bella l'azione di Paolo Perino, capovoga, Rambaldi subito a seguire Paonessa e Venier al 3 e al 4. Infatti stanno portando un discreto canottaggio, bella l'azione, 2.54 il crono a 1000 metri, questa dimostrazione del fatto che il lago ha montato e a favore e spinge appunto le imbarcazioni dalla poppa. Ancora Fossi, oggi è fatto di straordinario Francesco Fossi, diverse gare, capita, il canottaggio capita spesso, è in fase soprattutto di preparazione, non è nulla di... Sì, l'avevamo detto Marco, sì, ricordiamo che non la trio, di... certo. Appunto le tre gare, singolo, doppio, quattro di coppia, due senza, quattro senza. Diciamolo perché magari per chi osserva dice oddio, no, è tutto nella stessa giornata, non abbiamo chiaramente montato tre gare diverse in tre giorni diversi, no, è lo stesso giorno, sono 6.000 metri di fatto da effettuare, che per una persona normale anche 100 metri sarebbero distruttivi. 6.000 metri per un atleta di quel livello, l'atleta nel quale tu sei stato, sappiamo che per carità è stancante a fine giornata, però è nelle cose, no? È nell'allenamento quotidiano. Sì, è tanta roba, è tanto, considera che poi c'è la fase di riscaldamento e di defaticamento, quindi ogni volta accedi in acqua 6 km, 7 km di riscaldamento, più la gara, più il defaticamento. A fine giornata finisci per aver fatto più di 30 km, non è poco. È tanto, altro che, ma non è poco, veramente tanto. Eccolo qui ancora, tiene però il ritmo bene, come al solito, Francesco Fossi. Andiamo a vedere anche quelle che sono invece le i parziali, se vogliamo, dal punto di vista chiaramente
delle formazioni in acqua e delle posizioni. In acqua 2, primo posto sin qua, acqua 4, acqua 7, acqua 3 che si lotta per quella della seconda e terza posizione quando siamo a 5 secondi, a 5 minuti e 30 di gara, perdona, quindi insomma praticamente all'arrivo ormai di questa bella gara, gara fatta di ritmo, di forza, non ci sono dubbi. E quindi possiamo dire anche Simone Venier, o meglio Paolo Perino, Luca Rambaldi, Mario Panese e Simone Venier vanno a vincersela, a prendersela questa vittoria. Molto bene anche, in scioltezza. Ed eccoli qui, 5.59 per loro, il secondo posto per Gerzi, Magni, Mulas e Pegoraro. Pardon, scusate, per Agamennone e Cardaioli, mi scuso, per Agamennone e Cardaioli, Battisti e Fossi chiaramente, poi Gerzi ora per quello che è il terzo posto. Stanco, stavolta sì, Francesco Fossi. Sì, penso comunque soddisfatto perché comunque è arrivato alla fine della giornata, tre gare per lui, tre gare molto impegnative. Secondo in singolo, primo in doppio, adesso secondo in quadruplo. Eccoli qui, medaglie per loro. Simone Venier, guarda un po' con il bimbo. Salutiamo, Simone è anche il suo bimbo, chiaramente. Facciamo un saluto al simpaticissimo atleta. Eccola qua, la medaglia di papà al collo, mi sembra giusto. L'altro uguale. Sì, sì, Gioele, il figlio di Simone. Identico. Di Valeria. Complimenti a entrambi, chiaramente a papà e a mamma. L'otto è anche l'ultima gara che veniamo a presentare, è otto maschile. Eccolo qui. La camera sempre sulla TV Remo, guarda. Fanno un dispetto a te. Andiamo a vedere le imbarcazioni in acqua. Acqua 1, acqua 8, sono troppi, vuol dire che andiamo a acqua 7, vuol dire che andiamo a ricordarle tutte. Sì, la camera sempre on board, capovoga Giuseppe Vicino. Facciamo un pronostico. Beh, qui questo 8, per queste ammiraglie finali. Beh, di sicuro bella l'azione di questo equipaggio, secondo me è proprio l'equipaggio di Vicino, quello da tenere d'occhio in acqua 4. Anche l'equipaggio dei pesi leggeri, appunto di Livio Lapadula, di Goretti e compagni, pure è un bel equipaggio. Ma secondo me l'equipaggio senior, questo qua proprio di inquadrato adesso, è l'equipaggio meglio assestato, l'equipaggio più potente. L'otto è una bella imbarcazione, adesso col vento a favore potrebbero essere avvantaggiati i pesi leggeri, bisogna vedere quanto invece questi ragazzi riusciranno a sfruttare la brezza a favore. Adesso quasi tre quarti imbarcazione per i senior, bella l'azione, si muovono insieme otto corpi che portano via la barca, siamo quasi a 1000 metri, quindi quasi metà gara. Tre quarti imbarcazione all'otto non sono pochi, perché comunque è difficile recuperare anche solo mezza imbarcazione nell'otto. È una barca molto veloce, ha un abbrivio notevole, quindi sì, discreta l'azione dei pesaggeri, ma più scomposta quella in acqua 3. Acqua 4, quindi si lotta lì con acqua 5, acqua 6, acqua 3, come diceva anche Raffaele Leonardo, per quella che può essere la vittoria finale. Gli istanti invece, le altre imbarcazioni acqua 5, acqua 6, acqua 7, acqua 1, acqua 6, acqua 2, acqua 7, distanti. Ed eccolo ancora, bello ascoltare anche quelle che sono le indicazioni dei tempi dal timoniere. Sì, è bello vedere il incitamento del timoniere, quello che riesce a trasmettere ai propri atleti, quello che riesce a comunicare. In questo momento abbiamo visto il capovoga un po' in difficoltà sul moto, sulle ondicine che si creano col vento a favore, però ha ripreso subito l'azione, è andato subito di nuovo in spinta. Adesso c'è luce tra la poppa e la prua delle due imbarcazioni, tra la 4 e la 3. Bella adesso l'azione dei seniores, un po' più pesante quella dei pesi leggeri, quando adesso mancano, Marco, circa 600 metri al traguardo. Acqua 4, acqua 3 e acqua 6 per i primi tre posti, distacchi notevoli, 2.47.8, non male l'intermedio per i 1000 metri per quanto riguarda l'imbarcazione in vantaggio, non male affatto. Molto bene anche l'azione che viene chiaramente ben, direi, concepita anche da quella inquadratura, ci fa capire
come si muovono tutti insieme i vocatori. Sì, non si muove male questa imbarcazione, spingono bene, molto veloce, e subito la presa all'attacco, un po' lontano dall'acqua il numero 8, ma il resto dell'imbarcazione è vicina. Buona anche l'azione sul finale. Prendete il piatto, siamo nella punta. La dovete accompagnare fino in fondo. E tutti 8, teniamo il finale, mantenendo la barca piana. Abbiamo sentito il timoniere, teniamo il finale, che vuol dire teniamo bene la barca solida anche fino in fondo, fino all'ultima parte, quando la si lascia, quando è il momento di maggiore accelerazione, in quel momento bisogna tenere bene forte il finale. A volte si tende a tirare verso il basso, quindi a far scoprire la palla, invece quasi a restare incastrati con la palla nell'acqua per dare maggiore pressione e maggiore accelerazione. Quattro 11 e 9, 6 secondi e mezzo di vantaggio, ormai possiamo dire che in acqua 4 andrà a prendersi la vittoria. Sì, bello. Difficile il vantaggio, crollare adesso, 4 secondi poi, sì, dai. Quasi 250 metri dalla fine per ultime boe rosse, quelle dell'equipaggio seniores, equipaggio tutto azzurro. Eccolo qui, l'acqua 4, bellissima la dotazione. Il lago che è notevolmente peggiorato, ma peggiorate sono le condizioni meteo, non c'è più il sole rispetto all'inizio, anche un vento adesso che spira notevolmente. In ogni caso non impiederà a questi atleti di prendersi, questi canottieri, di prendersi la vittoria per questo 8 per l'ammiraglia, che vince quindi il primo meeting nazionale. Ricordiamo che poi ci sarà il secondo meeting fine aprile, ma nell'intermedio di aprile questo weekend, scusate, c'è il Memorial Daloia sabato e domenica, che vi daremo in diretta sin dalle prime ore del mattino. Raffaele Leonardo è contento, lui è abituato ad alzarsi presto da buon canottiere, io un po' meno, mi sto ormai adeguando ai tuoi orari, e vi regaleremo, speriamo, un bel Memorial Daloia, soprattutto per ascoltare, anche magari fare qualche intervista, capire a che punto siamo con le strategie. Sì, l'11 e il 12 di aprile, andiamo sabato e domenica. Ringraziamo Massimo Tocci per l'Off-Tube, coordinamento tecnico per quanto riguarda chiaramente da Roma. Grazie per essere stati con noi. Salutiamo, abbiamo ancora qualche manciata di secondi con l'arrivo per la vittoria dell'ammiraglia in acqua 4, a seguire poi acqua 5 e acqua 3, secondo e terzo posto. Grazie veramente, vi ricordo quindi il Memorial Daloia sabato e domenica, questo weekend, per seguire insieme ancora altre gare di canottaggio spettacolari. Grazie a tutti voi per averci seguiti, da Marco Dellobrigida e da Raffaello Leonardo. È tutto, il primo meeting nazionale si chiude qui e speriamo che sia veramente un buon inizio di stagione verso quella che sarà poi nel 2016, l'Olimpiade di Rio de Janeiro. A presto! Dell'uscita a livello nazionale, sicuramente lo avremo quasi tutte le manifestazioni nazionali. Vai Lorenzo, grazie al pubblico, questa meravigliosa.